Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News Edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Incidente stradale questo pomeriggio giovedì 18 maggio verso le ore 16 in autostrada 4 all'altezza del chilometro 373, dove si sono scontrati due mezzi pesanti e un furgone. Nessun ferito registrato, ma poiché uno dei mezzi incidentati si trovava in carreggiata ed erano in corso le necessarie operazioni di soccorso e rimozione, il traffico viaggiava su una sola corsia di marcia, mentre in direzione Trieste e A57 si è formata una coda da 10 km. Sul posto la polizia stradale, il soccorso meccanico e il personale di CAV. Ancora cronaca. Pure oggi partenze di personale e mezzi dai comandi dei vigili del fuoco del Veneto per rinforzare il dispositivo di soccorso per l'alluvione dell'Emilia, Romagna. Al momento sono 85 gli operatori dei vigili del fuoco del Veneto specializzati nel contrasto a rischio acquatico con personale SAF, vale a dire speleo alpino fluviale, soccorritori acquatici, sommozzatori e personale specializzato nelle operazioni di pompaggio che stanno operando nei luoghi alluvionati. Il personale dei vigili del fuoco del Veneto sta prestando soccorso nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Bologna, integrando il dispositivo di soccorso nazionale del corpo. Nelle notti di sabato 20 maggio dalle 20 alle 8, lunedì 22 dalle 22 alle 6 e martedì 23 sempre dalle 20 alle 6 sarà vietata la circolazione sul cavalcaferrovia di via Trieste a Marghera, nel tratto compreso tra via del Parroco e via Pioppi. Lo dispone un'ordinanza del settore mobilità e viabilità della terraferma del comune per consentire la posa in opera del nuovo ponte ciclopedonale. Il divieto di circolazione, che sarà opportunamente segnalato, non varrà per i mezzi di pronto soccorso e di pronto intervento. E nelle notti tra venerdì 19 e domenica 21 maggio i palazzi comunali di Ca' Farsetti e Ca' Loredan a Venezia e del municipio della Torre Civica a Mestre saranno illuminati con il colore arancione. L'amministrazione comunale vuole in questo modo commemorare la giornata mondiale della sindrome di Ehlers, che si celebra ogni anno il 15 maggio. La sindrome di Ehlers-Danlos è una malattia ereditaria rara che colpisce il tessuto connettivo, determinando un'ipermobilità delle articolazioni, pelle molto elastica, scarsa guarigione dalle ferite e fragilità dei tessuti. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.